Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata su Luck Room Pokémon Mario Merda 2. Allora, eccoci qua, siamo, vabbè, sull'isola. Come vi dissi a fine episodio, quello precedente, se avevo tempo volevo mettermi ad allenare un po' Pokémon, perché probabilmente, e secondo me, andando avanti, anche se non siamo così lontani alla fine, ci capiteranno Pokémon barra allenatori con i Pokémon di livello parecchio alto, quindi è giusto magari avere una squadra più competitiva, più forte. Insomma, mi sono messo ad allenare Pokémon e questo è quanto è venuto fuori. Immaginatevi quanto cazzo di tempo ci sono stato, eh? Senza condividere esperienze, senza avere quei osi lì che ti permettono, fra l'altro, di magari allenare in maniera più veloce Pokémon, eh? Insomma, detto questo, andiamo avanti con la storia. Allora, non so se ve lo ricordate, io meno male sì, perché io meno male che di solito mi scordo le cose. Quando, nell'episodio in cui eravamo entrati nella villa Pokémon e abbiamo incontrato Yotobi, diciamo il protagonista, beh, noi, il vecchiettino, disse che era meglio andare dal professor Oak e aggiornarlo sulla situazione attuale. Quindi vado a Marron Villa e guardiamo un po' cosa dobbiamo fare. Si finisce di fattere per l'attimo, ok. Oh, che nome, che piace vedere notizie, nulla di buono purtroppo. Dunque il pirla di Ash è utile come un culo senza buco. Ma io sono riuscito a scoprire qualcosa. Pare che Tony Cartone abbia preso di mira alcuni youtuber. Sembra che possa controllare le relazioni. Ok, ma certo, è così ovvio, non capisco. Starà cercando altri canali per trasmettere i suoi programmi per Benz. Avrà capito l'importanza del web e dello streaming. Credo che stia cercando di ottenere più visibilità mirando a chi di visualizzazione ne ha milioni. È terribile, ma come può controllarli? Enomiz, non stai pensando quadrimensionalmente? Hai sentito la leggenda del fossile di Monte Lucio? Non credo sia solo una leggenda. Merda, ora mi ricordo, Lupo Lucio ha rubato il fossile. Che stia, temo di sì. Credo che la cosa migliore da fare sia fare ritorno all'isola e parlare con l'esperto di fossili del progetto Dharma. Lui saprà cosa fare. Lo farò, dannazione. Siamo nei tuoi mani. E poi non l'ho letto. Con l'asse non l'ho letto. Che buono. Allora, Pokémon, ritorniamo all'isola. Grazie a lui. No, lui può fare quello che c'ha. No, ok, dopo questo quello che c'ha il metronomo. Ok, sì. Cavolo, sembra quasi un film. Sarò onorato di tanti. Devi solo portarmi il fossile. Idiota, se avessi il fossile però non ci sarebbe. In questo caso ce n'è uno simile al museo di Disney Sorge. Se possiamo provare se non è qui. Andiamo a Disney Sorge, che dovrebbe essere la città che ha come capopalestra Luchino Girato. Qua, e probabilmente deve entrare qua. Vediamo un po'. Era qua, regola c'era, se non sbaglio, si chiamava Ambra Antica, una seggiola che ti dava il fossile di Aerodactyl. Vediamo un po'. Ora non lo so dove devo andare. Forse lì. Bosco segretissimo. Segretissimo. Questo non c'era, questa è un'altra aggiunta di loro, dei genietti che hanno fatto il gioco. Probabilmente dovremmo andare di qua a sinistra. Vai, trombino, andiamo, vai. Dove c'è scritto? Eccolo qua. Sì, non ti dice niente, va bene. Quindi ora dovremmo tornare sull'isola. Sì, perché ho pigiato forza, non lo so nemmeno io, Dio Cristo, voglio più già volo. Vai. E si va dove prima. Coso d'arma. Vero? Ma è nudo il vecchietto quando scende dal volo, via dall'uccello, dal Pokémon. Esercita.
Addio. Ma io... Ma sei un porca puttana. Vacanza di sta salita però, di essere tornati indietro nel tempo. Vediamo se è cambiato qualcosa. Tanto l'omino non c'è. No! No! Che cazzate è? E lui cosa mi dice? No, ma che cazzate è? Non si può nemmeno utilizzare a volo. Cazzo! Ragazzi, questa effettivamente era la grafica che c'era ai tempi. Boia. Boia. Non c'è il professor Rock. Dove cazzo è? Ah, ok, la bicicletta non si può usare. Si può andare da mamma? Non le vede. No, non si può entrare. Mannaggia, mannaggia. No. E dov'è il professor Rock? Di là cosa c'è? Percorso X, mamma mia che pesata, ragazzi. Che pesata perché sono strade mai fatte. Quindi. Però il repellente si può usare, almeno bello. Lì. Con l'avatar, diciamo, dei vecchi giochi. Sì, boh, guarda il casino lì. Certo. A parte mi è venuto il dubbio che Pokémon qua non se ne possano trovare. Vediamo ora che siamo in acqua. No, probabilmente secondo me non si possono nemmeno trovare. Quindi è stato inutile usare il repellente. Che testa di cazzo. Quindi ora torna il professor Oak. Cioè in teoria sì. Eventualmente andiamo avanti con le palestre. La regola ci rimane solamente una palestra da sfidare, che si trova in T-Town Smerdopoli. Non mi interessa. Quindi boh, tanto andiamo a sfidare il capo palestra. Se si può sfidare, regola sì. Guardate, è nudo. È mezzo nudo quando scende. Vecchietto. Allora qua. Ok. Ciao. No, devo far giro, non devo mettere vecchiettino, sta qui. Eccoci. A regola dovrebbe essere quando lupo lucio, no? No, tutto da casino. Pirla, vabbè, pirla non ci sono tutti. Era un becco per forza, bene, almeno uno. Alla U Akbar. Boia, 5 Pokémon, Capras, maledetto. Mega punto.
boom baby, nemmeno. 72, l'altra 37, non muore nemmeno. Molto bene. Colpo di fango, bam. Dai, per pozione si incomincia. Vabbè, facciamo così, ragazzi. Ci rivediamo poi quando arrivo al capo palestra, a meno che non ci sia qualcosa di strano da farvelo vedere, che merita di essere visto, insomma. Via, dopo. Eccoci qua. Come immaginavo, il capo palestra è proprio Lupo Lucio. Bene, sì, te lo aspettavi, sì. Io ho un misero suddito di Tonio, il mediocre Lupo Lucio, ultimo capo palestra. Un gran colpo di scena, non trovi? Veramente si aspettavano tutti, credo. Allora mostrami cosa si fa. Vabbè, così. No shadow. Vai, merda. Uccidile. Terremotone. Vai. Magico terremoto. Del magico terremoto. Come forte, ragazzi. Fumo nero. Si riserà ancora una volta il magico terremoto. Comunque, come immaginavo, i Pokémon si aggirano intorno al 50, eh? E siamo all'ultimo capo palestra. Non scordiamoci eventualmente dei Pokémon poi della Lega Pokémon. E poi eventualmente, e questo volevo dire, eventualmente, se ci sarà da batterlo, Tonio Cartone, che sono invece dei Pokémon tipo a 70. Quindi secondo me è meglio, se possibile, allenare sempre un po' tutti, eh. Non l'avevo fatto prima di questo video qui, però adesso sono cambiato. Lo voglio fare da un po', a parte ora che uso merda, ma è così, per fare il prima possibile. Quando sono da solo allenerò tutti, fuori video, ecco. Sono andato, è morto, mentre ragionavo così, in 3 secondi si è battuto Lupo Lucio. Si andrà a lavare i piedi. E così abbiamo tutte le medaglie. Buono. E voglio vedere. Insomma, ragazzi, via, usciamo da qui e poi arriviamo alle conclusioni. Vi dirò, questo episodio per me è stato parecchio divertente, eh? Sì, sì. Discorso di indietro, poi vai a battere il capo palestra. Sì, sì, mi è piaciuto parecchio. Credo, fra l'altro, per Pokémon, nel frattempo parlo, credo fra l'altro che dovremmo tornare all'isola. Però questo eventualmente lo faremo nei prossimi episodi. Vi lascio con un po' di suspense, via, per sapere un po' cosa succede. Anzi, stasera io, mentre sempre ragiono, arrivo all'isola, sperando che bisogna andare lì, anche perché sennò non c'è cosa da fare. Nel senso, per quanto riguarda la storia, se per sé, so che in teoria bisognerebbe andare a sinistra e andare verso la lì. Vabbè, ragazzi, detto questo, niente. Mi metto già qui il tastino salva. Insomma, arriviamo alle conclusioni. Allora, in primis vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fire se volete queste 3 cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così potrete rimanere aggiornati. Rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto su quelli inerenti a queste serie qua, ovvero la serie di Pokémon Mario Merda 2. Bene, ragazzi, detto questo, ora salvo e niente, ci vediamo al prossimo episodio. Io sono stato curioso, non vedo l'ora di giocarci e quindi poi di registrarlo e eventualmente di farvelo vedere se succederà qualcosa di particolare. Via, vi aspetto al prossimo video. Ciao.